un caro saluto a tutti, partiamo con il room tour. Spero questa volta di essere più veloce rispetto alla prima volta. Sono quindi a Crotone. Guardate, questa non è la camera dell'hotel, questa è la sala, la meravigliosa sala che ho a disposizione. Ecco il mio solito bagaglio. Guardate che tavolo e che belle sedie, oppure il divano. Non ci posso credere. Guardate, qui mi hanno già messo l'occorrente per la colazione di domani. Ci sono anche le tazze in ceramica, una bella pianta, vedete? Ci sono le fette biscottate con la marmellata, le ciante per il caffè, i cereali che hanno avuto premura di aggiungermi, i biscotti. Poi domani mattina mi daranno eventualmente anche del pane. Vedete, ci sono anche le piante e guardate che bel termosifone, di quelli verticali, grande. Poi qui c'è la veranda meravigliosa che questa sera non vedremo perché è tutto buio, ma domani mattina vi saluterò e vi augurerò il buongiorno dalla veranda che dà direttamente sul mare. Guardate il tavolo, questo è il salotto con il tavolino. Questa struttura ha quasi la totalità del punteggio su Booking. Questa è la libreria e poi c'è un ulteriore accompagnamento d'arredo, questo bellissimo vaso piatto in ceramica. Altra pianta, ma andiamo avanti. Troviamo la luce, eccola qua. Qui ci sono ben due camere, c'è una cabina armadio stile americano, io non l'avevo mai vista la cabina armadio. Cosa troviamo in quest'altra camera? La luce, prima di tutto sarebbe opportuno trovarla. Eccola qua. Quindi una confortevole camera da letto con cabina armadio, bel lampadario, televisore credo 32 pollici, scrivania, sedia, grande termosifone e finestra. Una bella camera. Condizionatore, ma i termosifoni sono tutti accesi, un ambiente molto caldo ho trovato. Eventuale telecomando. Andiamo avanti. Quindi questo è tutto l'appartamento. Da una camera che avevo prenotato mi è stato dato allo stesso prezzo un intero appartamento. Questo piccolino è un bagno. Guardate che piccolino, mica tanto. Guardate che doccia gigantesca e che bello questo termosifone. Bello anche il lampadario così tondo. C'è un bello specchio, lavandino. Ciao! Water grande, bidet, con tanto di sapone. Ok, andiamo innanzi. Mi sembra che questa volta ci siamo anche come tempi.
Qui c'è un ulteriore atrio con le luci. E cosa trovo qui? Siccome quello di prima era troppo piccolo, hanno pensato bene di darmi un bagno enorme. Cioè, questo è un bagno meraviglioso. Non l'avevo mai visto un bagno così confortevole. Perché guardate, oltre al termosifone, che scalda davvero molto, è meraviglioso, gli appendi asciugamani, mi hanno dato tutti gli asciugamani come io ho chiesto, il bel lavandino con i saponi, e qui sono sempre io. Guardate che vasca, questa è una vasca da bagno vera, io qui c'entro tutto, c'entro pure un vitello. È meravigliosa questa vasca da bagno, è gigantesca. Guardate che bel bidet e guardate che bel water. I saponi, carta igienica e osa. Ma questa vasca è davvero grande, incantevole. Quasi quasi mi viene voglia di farne un bagno. Quindi questo piccolo atrio. E questa, questa è la mia camera, quindi a Crotone ci devo ritornare per forza e domani vedremo che vista ci sarà da quella finestra. Ambiente molto caldo, bella piccolina la scrivania, questo è il mio letto, i telecomandi. Il condizionatore anche qui presente e televisore, specchio e appendi abiti, armadio, ma sarà finito? Ah, si è accesa con questo pulsante, si è accesa quella luce di sopra, quindi molto curato, attenzione ai particolari, impeccabile. Quindi spegniamo un po' di luci, mostriamo un po' di riconoscenza per tutto questo ben di Dio. Porta che non c'ha l'apertura, ma non mi interessa neanche vedere cosa ci sia. Invece questa è la cucina con l'acqua che ho chiesto, addirittura c'è la cantinetta per mettere i vini, un bel grande frigorifero, me l'hanno fornito anche pieno di succhi di frutta e anche il latte c'è. Ok, macchina per il caffè, cucina perfettamente funzionante, lavello e altra bella finestra. È bella la pitturazione di questa cucina. E una cosa, guardate, ci sono tutte le posate, quindi qui si può realmente cucinare. Se ci ritornerò, ecco le bollitore. Proveremo a fare qualche piatto, perché no? Guardate, ci sono addirittura tutte le salse, aceto di mele anche, quindi c'è grande attenzione. E questo. Meraviglioso. Cerco di essere più breve rispetto all'altra volta. E quindi chiudo. E da questa meravigliosa sala e da me che mi vedete lì riflesso, vi auguro una buona serata e domani mattina aspettatevi di vedere lì fuori sulla veranda e soprattutto la vista, molto importante. Questo tavolo credo che sia 2,5 metri di lunghezza, se non addirittura 3 metri. D'accordo. Saluti.
iscrivetevi al canale e like. Ciao!